Perfetto, con orologio svizzero 17:05 cominciamo. Come al solito vi do un buon pomeriggio e oggi siamo in chiusura di questo ciclo di seminari online con il nostro quinto e ultimo incontro. Sicuramente non sarà l'ultimo evento di Asnonite. E prima di iniziare, come al solito, vi ricordo che siamo in diretta streaming su Facebook e YouTube dove rimarranno i video. Per chi non ci avesse seguito durante il mese di gennaio, vi ricordo che il ciclo è organizzato da ASNUNITE, Associazione Scienze Naturali Unite, con il patrocinio del corso di studi in Scienze Naturali della Federico II e la Società dei Naturalisti in Napoli. Prima di cominciare, volevo farvi giusto qualche comunicazione, ovvero che gli attestati saranno inviati a fine mese e che, dato anche i problemi tecnici che abbiamo avuto, in alcuni incontri, si è deciso che l'attestato sarà inviato a tutti coloro che abbiano seguito almeno 3 seminari su 5, quindi istituendo una sorta di 2 assenze. Invece, a tutti coloro che si sono iscritti al seminario sarà inviato un questionario da compilare che ci può essere molto utile per i prossimi eventi. Oggi con noi abbiamo il dottor Luigi Molinari e il nostro socio, il dottor Antonio De Vivo, che modererà l'evento. Prima però passerò la parola al nostro presidente, il dottor Manuel Moscarello, che ha qualcosa da dirvi. Manuel, a te. Allora, vedete, mi sentite? La prima cosa è che lo streaming funziona, bellissimo. Allora, ciao a tutti, io sono Manuel, sono il presidente di Asno APS e quindi abbiamo pensato di farmi dire due cosine per la chiusura di questo ciclo. La prima cosa è grazie. Sono stati 5 incontri ed è stato il primo evento pubblico che abbiamo fatto come Asno APS ed è stato bello. I relatori. Io ringrazio in particolare il dottor Sommese, il professor Soppelsa, il professor Fulgione, il dottor Notomista e adesso il dottor Molinari, che per amor di conoscenza ci hanno regalato tempo e conoscenze e li ringrazio moltissimo a nome di tutta l'associazione. Poi vorrei ringraziare il tavolo eventi e tutti gli altri soci che si sono impegnati per far funzionare questa macchina che sembra semplice, ma non ce l'aspettavamo, è abbastanza complessa in realtà da mettere su anche per eventi piuttosto semplici come questo. E come ultimo, ma più importante, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, tutte le persone che dall'inizio ci hanno mandato mail, ci hanno scritto sui social, ci hanno contattato. È stato rinfrancante. In un periodo come questo, l'entusiasmo è davvero prezioso. Grazie per esservi lasciati coinvolgere. E a questo proposito, le volte precedenti, giustamente vi è stato detto magari seguiteci su Instagram o seguiteci su Facebook e va bene, è un lessico da social, però credo seguiteci non mi piaceva tanto, come dire, non siamo messi e non ci vorrei che vi faceste includere anche nelle prossime cose che faremo, perché abbiamo bisogno di idee più che di click, di persone, per fare un sacco di cosine belle. Adesso questo è stato il primo evento, diciamo, grosso adesso, che ha funzionato, che abbiamo fatto, però abbiamo un sacco di altre cose in cantiere e già attive. Abbiamo un progetto di citizen science della flora invasiva, continuiamo a collaborare con ISPRA per il monitoraggio del lupo e ci sono tante cosine che ci stiamo divertendo a mettere su. Quindi vi invito a contattarci sui social, a venire sul nostro gruppo Telegram, tutti i contatti sono sul sito e continuare a fare cose insieme. Quindi è stato bellissimo. Detto ciò, chiudo, ho finito con i miei sproloqui, passo la parola al collega, al dottor Antonio De Vivo, per il seminario. Buona visione. Grazie Manuel. Allora io ringrazio tutti per esserci e vorrei presentare l'ospite che abbiamo oggi, che è il relatore, il dottor Luigi Molinari. Faccio una breve presentazione. Il dottor Molinari si è laureato in Scienze della Natura presso l'Università degli Studi di Parma con una tesi sul monitoraggio del lupo. Poi i suoi studi sono continuati con un master di secondo livello presso l'Università Sapienza in conservazione della biodiversità animale, consegue poi la qualifica di tecnico faunistico con ISPRA. In questi anni ha studiato a lungo i grandi carnivori presso diversi parchi italiani, attualmente lavora come zoologo nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
e partecipa come tecnico faunistico al monitoraggio nazionale del lupo avviato da ISPRA nel 2020. Negli ultimi anni ha partecipato ad un progetto LIFE che ha visto come protagonista il lupo e non solo, parliamo del progetto Mirko. È proprio di esso dottor Molinari oggi ci parlerà. Passo la parola a dottor Molinari, buona presentazione. Grazie, grazie Antonio, mi sentite, sì? Sì, sì. Grazie, grazie Antonio, Manuel, della presentazione e anche di avermi in qualche modo coinvolto in questo progetto, in questa iniziativa. Sono molto grato del fatto che mi abbiate chiamato, perché mi sembrate tutto un bel gruppo di ragazzi che si danno a fare per le scienze naturali, e magari ce ne fossero. Inizio subito, provo a condividere, inizio subito perché la presentazione è piuttosto lunga. Allora, schermo intero. Datemi solo un assenso se si vede la prima slide e poi... Perfettamente. Okay. Sì, sì. Va bene, grazie. Allora, come vi ha detto Antonio, io ho lavorato negli ultimi anni, il progetto è finito da quasi un anno, in questo progetto che si chiama LIFE Mirko. Mirko è un acronimo, significa minimizzare l'impatto del randagismo canino sulla conservazione del lupo. Ho una veloce premessa da fare. Ho poco tempo per parlare di tutto il progetto, vi parlerò essenzialmente di due delle azioni, le più importanti probabilmente, ma solo due delle azioni del progetto, che sono le azioni D2 e C1. Dopo vediamo cosa significano questi codici. Il mio obiettivo è quello di restituirvi la complessità della gestione del fenomeno dell'ibridazione e schematizzare i principali risultati, le informazioni che abbiamo acquisito, anche e soprattutto grazie alla telemetria satellitare, cioè ai radiocollari satellitari che abbiamo messo sia ai lupi sia agli individui ibridi. Però perciò sarà necessariamente poco esaustivo. Questo è lo schema delle azioni di progetto, come tutti i progetti LIFE è costituito da diverse azioni, le azioni preparatorie, le azioni concrete, le azioni di monitoraggio. Noi, come vi ho detto, parlerò essenzialmente delle azioni C1, cioè che della cattura, delle sterilizzazioni e il rilascio degli ibridi in natura e della valutazione dell'impatto delle attività di cattura, sterilizzazione e rilascio degli ibridi. Cioè, prima abbiamo attuato delle azioni di gestione e poi abbiamo misurato quelli che dovevano essere gli effetti. La prima azione, che è quella di valutazione dell'impatto dell'attività di cattura, l'abbiamo svolta con due diverse tecniche. La prima, la principale, la più importante, è la genetica. Fondamentalmente la genetica non invasiva, probabilmente ne avete parlato anche nei seminari scorsi, in merito al monitoraggio nazionale della popolazione di lupo, e poi valutare il rientro in natura, l'associazione, l'ecologia spaziale degli individui che abbiamo catturato e rilasciato in natura. Sei ibridi catturato, sterilizzato e rilasciato in natura. La prima tecnica è quella del fototrappolaggio. Perché il fototrappolaggio? Perché permette di vedere il fenotipo degli individui, cioè l'aspetto, e avere una grossolana idea se si è di fronte a degli individui probabilmente puri o probabilmente ibridi. Quello che vedete è la nostra area di studio, il nostro parco nazionale. Io sto parlando del Parco Nazionale dell'Appennino Toscomigliano, che ha 4 province di afferenza, 2 emiliane, Parma e Reggio, e 2 toscane, Massa Carrara e Lucca. E in questa zona, negli ultimi 2 anni di progetto, abbiamo messo tante, tante fototrappole, abbiamo prodotto quasi 3.000 video di lupo o di individui, e abbiamo riconosciuto alcuni individui, si dice così, fenotipicamente anomali, cioè che dal fenotipo è facile ipotizzare che abbiano un passato evento di ibridazione. La prima cosa interessante è che nell'ultimo periodo del progetto, cioè negli ultimi 2 anni, abbiamo fotografato 9 individui, di cui 6 nuovi, cioè di cui
6 non erano mai stati fotografati gli anni precedenti del progetto. Questo vi dà già un'idea di quanto la popolazione locale sia in qualche modo in dinamica. Scusate, torno alla tabella. Vedete, le anomalie fenotipiche più evidenti e più rappresentate da questi individui sono il mantello nero o il mantello nero focato, che sono due mantelli codificati da geni diversi, comunque molto probabilmente o sicuramente di derivazione canina. Poi abbiamo fatto uno screening della popolazione tramite analisi genetiche non invasive, sia all'interno di un'area vasta, che è quella delimitata dal poligono verde, sia all'interno di un'area core, cioè un'area nucleo, vicino al parco nazionale. Nessuno dei nuclei familiari che gravitano all'interno del parco nazionale ha un territorio solo all'interno del parco nazionale, perché ha dei confini piuttosto frastagliati e per questo motivo noi abbiamo lavorato anche fuori dai confini del parco nazionale. In questi circa 3 anni abbiamo rilevato 70 genotipi totali, cioè 70 individui. Solo 6 di questi 70 genotipi erano stati già campionati nell'azione ex ante, cioè i primi 2 anni di progetto, e anche questo è un indice di quanto la popolazione sia in turnover continuo, cioè il 91% dei genotipi sono risultati nuovi. 16 di 70 dei genotipi sono risultati ibridi, ho messo tra parentesi perché ibrido di fatto non è una parola così informativa, ci vorrebbe un bel po' di tempo per spiegare meglio cosa si intende per ibrido, però in qualche modo che recava tracce di ibridazione con il cane. Tutti ibridi sono di vecchia generazione, cosa vuol dire? Che in questi 16 individui, nessuno ha risultato un ibrido di prima generazione. Cioè, la porzione di genoma canino di questi individui era piuttosto bassa e l'87% di ibridi non erano mai stati campionati in precedenza, così come per i lupi, chiamiamoli pure. Questo, come vi dicevo, sono tutti indici del turnover alto, sia per i lupi che per gli individui ibridi. Se volete una schematizzazione dei nuclei familiari, in alto, in giallo, ho messo il nome volgare dei vari branchi con i codici di genetici, che non sono altro che appunto codici alfanumerici, dei vari individui. Quelli scritti in rosso sono codici genetici individui che portano tracce di ibridazione nel genoma. Perciò vedete, sono distribuiti gli individui ibridi più o meno in quasi tutti i nuclei familiari, mentre ci sono 2 nuclei familiari più numerosi all'interno non hanno nessun individuo ibrido. Sono il nucleo familiare di Bosco e di Pianaccia, che sono nella parte ovest del parco nazionale. Che questa situazione, cioè limitata ibridazione, assente ibridazione a ovest del parco nazionale, l'avevamo già riscontrata nel periodo ex ante, cioè nei primi 2 anni di progetto. I nuclei familiari della parte più occidentale del parco perciò sono immuni. Sono branchi strutturati, cosa vuol dire? Branchi con più di 2 individui, in cui probabilmente è difficile entrare dall'esterno sia come riproduttore sia come adottato, e sono stati campionati anche per 4-5 anni consecutivamente. E poi passiamo, diciamo, all'argomento probabilmente più interessante, che è quello della radiotelemetria. Abbiamo applicato i radiocollari sia ai lupi che agli ibridi per valutarne l'ecologia fondamentalmente spaziale. Sono dati unici praticamente in Italia, perché ad oggi i radiocollari sono stati messi in numero abbastanza esiguo, ma soprattutto sono stati messi a individui puri, non a individui ibridi. Io ho messo queste 2 immagini, il primo a sinistra è Mirko, un individuo che abbiamo sterilizzato, vedete anche il mantello è nero focato, anomalo, mentre a destra un lupo, per così dire, puro. Questi sono gli individui, questa tabella rappresenta gli individui che abbiamo dotato di radiocollare. Quelli scritti in rosso
sono quelli risultati ibridi alle analisi genetiche e perciò sterilizzati e rilasciati, con alcune delle informazioni di telemetria satellitare, come le localizzazioni e un po' la stima dell'home range. Adesso non li descriverò tutti, ne descriverò solo alcuni per farvi capire alcuni processi ecologici che grazie ai radiocollari noi abbiamo capito e dimostrato, il bracconaggio, i sussidi alimentari e quant'altro. Come vedete dalle immagini a destra della mappa, quei poligonetti colorati rappresentano le case dei lupi, cioè gli home range di quegli individui che vedete sulla sinistra. Vengono disegnate grazie alle localizzazioni satellitari e come vedete hanno tutte una forma, più che una forma, una dimensione piuttosto diversa. Dopo, casomai, nelle domande vi spiego il perché hanno, diciamo, una forma così, così diversa, ma il comportamento spaziale di ogni individuo è molto diverso l'uno dall'altro ed è il motivo per cui è molto difficile fare con questi numeri un'analisi comparativa tra le due popolazioni, cioè quella di lupi e ibridi. È una delle domande che ci fanno più spesso, cioè se i lupi e gli ibridi si comportano in maniera simile o diversa. Ecco, la prima cosa che vi posso dire è che con questi dati il confronto non si può fare. Queste cose probabilmente a voi interessano poco, però vi voglio dare farvi capire quanto in natura sia difficile catturare degli ibridi, soprattutto se inseriti all'interno di branchi di individui puri, perciò c'è una difficoltà nel catturare individui target singoli e inseriti dentro nuclei familiari puri. Ci sono le difficoltà logistiche, spesso le aree di cattura sono lontane dalla sede del Parco Nazionale. Il primo periodo avevamo una necessità di copertura GSM, cioè il telefonino doveva prendere per le allarmi che mettevamo sulle trappole. Abbiamo subito furti di fototrappole e trappole e in alcune aree del Parco Nazionale è stato complicato anche per le densità di cinghiali che hanno vanificato alcuni degli sforzi. Infatti abbiamo catturato anche 7 cinghiali. Furio è il primo individuo di cui ci siamo occupati, vedete un fenotipo piuttosto lupino, quasi impossibile accorgersi che in realtà si tratta di un individuo ibrido di terza generazione. L'abbiamo catturato perché di fatto ce l'hanno segnalato come avvelenato, l'abbiamo catturato, abbiamo mandato le analisi genetiche, le analisi genetiche del laboratorio di ISPRA ci hanno restituito questo risultato. Trattasi di ibrido di probabilmente seconda o terza generazione. È stato sterilizzato tramite vasectomia e rilasciato in natura, chiaramente dotato di radiocollare. Furio ha fatto un primo periodo in cui è rimasto solitario, con un comportamento che noi definiamo da vagabondo, da satellite, da wandering, cioè si spostava attraverso il territorio di più nuclei familiari, mentre in un secondo periodo si è associato con una femmina, chiaramente non producendo piccoli perché lui è stato sterilizzato, però si è associato in maniera definitiva ad una femmina. Se vedete la freccia rossa in alto indica dove è stato recuperato Furio, sembrava un'area piuttosto distante dal Parco Nazionale, in realtà per chi conosce le potenzialità del lupo sa che nessuna distanza è troppa, infatti entro pochi giorni, entro poche settimane, il lupo si è trasferito in un'area molto contermine al Parco Nazionale, diventando territoriale in provincia di Parma. Quel poligono nero che vi ho messo vi indica il secondo periodo quando è diventato territoriale stretto. Il radiocollare di Furio ad un certo punto non ha più mandato informazioni, molto probabilmente anche Furio è stato oggetto di bracconaggio, infatti nello stesso mese nell'area frequentata da Furio è stato ritrovato un altro individuo avvelenato, che è quello della foto. E passiamo al secondo, questo è l'individuo di cui vi parlavo prima, un individuo nero focato che ha recuperato il centro tutela fauna di Montadone nel Bolognese. Il ragionamento è stato lo stesso che abbiamo fatto per Furio, anche se piuttosto lontano dall'area di progetto,
potenzialmente un lupo è in grado di in qualche modo muoversi tanto e accoppiarsi anche potenzialmente accoppiarsi anche dentro l'area di progetto. È stato sterilizzato e ha rilasciato con radiocollare. Diciamo che la decisione di rilasciarlo invece di cattivarlo in maniera definitiva, come proposto come seconda, diciamo, linea gestionale, è stato probabilmente una cosa intelligente, nel senso che, come vedete dall'immagine, Mirko aveva un ruolo da helper, si dice così, cioè da aiutante, non era il maschio alfa, ma era un aiutante all'interno del branco. E infatti è stato filmato grazie alle videotrappole, mentre nei mesi di agosto e settembre accudiva i piccoli, come vi dicevano, suori. Successivamente ci siamo spostati con le catture in un branco di lupi che non aveva grandissime anomalie fenotipiche, ma aveva imparato a predare cani. Il maschio alfa, come vedete dall'immagine, aveva la mano destra amputata. Diciamo, le motivazioni per catturare erano queste. Fondamentalmente c'era un individuo con delle anomalie fenotipiche anche se lievi, ma soprattutto per escludere che, diciamo, il comportamento predatorio sul cane fosse in qualche modo avesse una qualche origine genetica, anche se diciamo più che un'ipotesi nostra, era un'ipotesi degli abitanti del luogo che avevano in qualche modo tacciato di ibridazione tutti gli individui che facevano questo tipo di, che avevano appreso questo tipo di fenomeno. Abbiamo catturato la femmina alfa e la figlia, entrambe sono risultate pure alle analisi genetiche. La femmina alfa, appena catturata, è stata rilasciata proprio l'ora successiva perché subito abbiamo capito che era gravida, e la figlia l'abbiamo catturata circa una settimana dopo. I radiocollari a queste due lupe sono stati molto utili, un po' per capire più approfonditamente il fenomeno della predazione su cane, da caccia, fondamentalmente. Cioè, questo branco si era specializzato nel predare i segugi in attività di caccia. Di giorno, quando i cacciatori diciamo, facevano le braccate o al cinghiale o alla lepre, questi lupi si sono resi responsabili di almeno 12 o 13 predazioni certe, ma probabilmente molte di più sui cani da caccia. La prima cosa che abbiamo capito, molto interessante, è lo spostamento del rendezvous, cioè da un anno all'altro la femmina alfa ha spostato il rendezvous. Vedete il rendezvous 1 dal rendezvous 2, il rendezvous è semplicemente l'area di riproduzione dei lupi. Un'altra cosa interessante, che è molto interessante perché non si hanno praticamente dati satellitari da femmine alfa in tana in Italia, oppure se ne hanno molto pochi, è lo spostamento che dopo il parto, i primi giorni, i primi mesi fa la femmina alfa e conseguentemente i piccoli e il suo branco. Un'altra cosa che abbiamo dimostrato, appunto, lo shiftamento dopo il cambio del maschio alfa. Vedete in alto a sinistra, vedete il maschio alfa senza la mano destra, mentre dopo alcuni mesi la femmina alfa ha cambiato il maschio, probabilmente è morto, probabilmente di bracconaggio. Comunque, ha cambiato il maschio e ha incominciato a frequentare un territorio più stretto. Vedete, i punti gialli sono quelli del periodo successivo, e più stretto è shiftato di 2,5 km a sud-ovest. La stessa cosa è successa per i rendezvous, cioè il primo anno era più, diciamo, in direzione nord-est, mentre il secondo anno si è spostata con tutto il territorio. Abbiamo valutato anche il grado di associazione tra la madre e la figlia. Vedete, i poligoni rossi sono il minimo poligono convesso al 100% delle localizzazioni della madre, mentre i due poligoni blu sono relativi alla figlia. Vedete, c'è una sovrapposizione praticamente totale. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste due femmine erano praticamente sempre insieme, come è normale che sia per una femmina con il ruolo di helper, come Bandia, cioè il nome della figlia. Poi, come vi dicevo, è stata un'importante occasione per cercare di capire come mai
come mai avvenivano queste predazioni. L'ipotesi più robusta è che la menomazione del maschio alfa lo portava a rivolgersi a prede più semplici, e in questo caso i segugi in attività di caccia rappresentano delle prede piuttosto semplici, sempre comunque più semplici di un cinghiale adulto, di un cervo o anche di un capriolo, che è molto più veloce. E diciamo che questo comportamento appreso è scomparso una volta che il maschio alfa è morto. Di fatto i lupi in quella zona ci sono ancora, ma nessuno mai ha più lamentato una predazione su cane. Vuol dire che di fatto il fatto che fosse appreso culturalmente ha fatto anche sì che, una volta cambiati i quadri del branco, o comunque tutto il branco, il fenomeno smettesse. Poi diciamo che l'attenzione si è spostata su un branco della collina reggiana, della provincia di Reggio Emilia, un branco numeroso, quasi 10 individui, che tre dei quali sono risultati ibridi dell'analisi genetica. In effetti anche, diciamo così, a un'analisi approssimativa morfologica, un po' di sospetto qualche individuo lo destava. Quello, ad esempio, cerchiato in giallo, è un individuo sì, piuttosto lupino, ma con colorazione anomala, diciamo, più scuro e con tonalità strane. Abbiamo messo le trappole, abbiamo catturato un giovane maschio dell'anno, denominato Paolino, che ci è stato utile per in realtà farci capire qual è l'ecologia alimentare dei lupi in queste zone. Infatti, se vedete le localizzazioni, cioè i puntini gialli, che il collare di Paolino ha preso nell'arco di quasi 2 anni, e chiediamo al software di unirle, vediamo che ci sono 5 punti molto importanti per appunto l'ecologia spaziale di Paolino, e sono rappresentati dalle grandi stalle del Parmigiano Reggiano. Sono di fatto grandissime strutture in cui le vacche vengono stabulate, cioè sono di fatto rinchiuse, non c'è un'attività di pascolo, in cui i lupi vanno per cercare appunto placente, cioè che sono il risultato del parto e che vengono smaltite illegalmente in letamaia, vitelli morti, che spesso nascono di fatto morti dal parto, o carcasse di vacca in attesa di smaltimento. Appunto, questo è un fenomeno che siamo riusciti a dimostrare grazie alla telemetria satellitare. Attualmente, dopo vi faccio vedere altri punti, altre localizzazioni di altri lupi, attualmente è uno dei fenomeni che più ci preoccupa per l'ecologia del lupo nelle nostre aree. Dopo un anno e mezzo di questa vita, Paolino ha fatto un movimento di dispersal, cioè di movimento di quasi in un'unica direzione, di più di 1000 chilometri. È stato filmato sia a Ponte dell'Oglio, se guardate il video in alto a destra ha una zoppia evidente al lato anteriore destro, sia addirittura nel territorio alpino, non si vede il video, comunque non è così interessante, nel territorio alpino e delle Alpi Marittime. Perciò più di 1000 chilometri di spostamento e quasi 200 chilometri in linea d'aria, e poi è stato ritrovato probabilmente ucciso da un cinghiale in provincia di Cuneo. Però grazie alle lastre che sono state fatte, credo, dall'Università di Torino, è risultato evidente come il lupo che avete visto prima zoppicare all'anteriore destro fosse stato colpito in passato da un colpo di arma da fuoco, c'erano, diciamo, frammenti di piombo a livello della spalla. Perciò la mortalità è naturale, però l'individuo è stato anche questo individuo è stato oggetto di bracconaggio in passato. Abbiamo capito anche più o meno dove. Ha fatto, nel luglio del 2016, ha fatto 10 giorni di quasi immobilità completa all'interno di un canale davanti a una stalla, e ipotizziamo che la fucilata di fatto l'abbia presa in quel posto. Un altro individuo di cui ci siamo occupati è questa femmina, vedete dal fenotipo evidentemente anomalo, è un mantello praticamente giallo uniforme, è stata probabilmente investita
in provincia di Savona, in Liguria, e la regione Liguria non aveva un protocollo già attivo di gestione degli ibridi e ci ha chiesto di in qualche modo di inserirla dentro il progetto Mirco. È stata portata al centro di recupero Montedone, in cui è stata anche sterilizzata, e l'abbiamo liberata con radiocollare. Durante il primo periodo Luce è rimasta piuttosto visibile, e non abbiamo mai capito se questo comportamento l'abbia preso nei mesi di cattività, oppure probabilmente l'avesse già. Comunque è stata un po' visibile le prime settimane, per poi dopo riassociarsi a un individuo fenotipicamente normale, cioè un lupo selvatico, e in pratica ha incominciato ad avere cicli di attività normali, fisiologici per un lupo, cioè muoversi di notte e stare piuttosto ferma di giorno. Avevo un grandissimo home range, oppure ha frequentato un'area molto grossa nel Savonese, vedete praticamente vicino alla costa del Mar Ligure. Di fatto anche lei ha shiftato il suo home range, che è di una dimensione circa di 140 km quadrati, e anche lei chiaramente non si è riprodotta grazie al fatto che è stata sterilizzata. Dopo più di un anno il radiocollare ci ha avvisato che il lupo è morto. I radiocollari hanno dei sensori di movimento che ci dicono quando il lupo è completamente immobile e ci mandano un messaggio di mortalità. È stata probabilmente uccisa anche lei da uno scontro con un cinghiale o con un daino. Una morte naturale, nel senso che la morte è naturale, però anche Luce aveva un proiettile diciamo da carabina a calibro molto piccolo, incastrato nel radiocollare, ed è risultata positiva al bromagliolone, che è di fatto un tossico che si utilizza per uccidere i carnivori. Perciò anche lei è morta di morte naturale, però anche lei è stato oggetto in passato da almeno due eventi di bracconaggio separati. Le catture poi si sono spostate nell'area del Monte Ventasso, nel Parco Nazionale dell'Appennino Toscomigliano. L'individuo target era questa femmina nera focata, vedete il mantello è troppo scuro o nero per essere considerato normale. Si vedono i capezzoli tirati, sintomo che è una femmina in lattazione, cioè una femmina alfa. Abbiamo provato a catturarle, ma poche settimane dopo, in realtà, come vi dicevo, è sempre complicato catturare un individuo target. Abbiamo catturato un giovane maschio, dal fenotipo e dal genotipo puro. Abbiamo dotato di radiocollare e anche questo ci ha insegnato tante cose. Giusto per farvi capire come mai non abbiamo catturato, dopo non abbiamo riprovato a catturare la femmina scura, è stata anche lei oggetto di bracconaggio, è stato ucciso il suo maschio alfa, il figlio che vedete circondato ha riportato una lesione grave all'arto anteriore sinistro, si vede nell'immagine a sinistra, si vede praticamente la rottura del gomito, e non, di fatto ha cambiato tipo di frequentazione del territorio e non ci ha permesso in qualche modo di catturarlo. Ventasso, l'individuo che abbiamo catturato prima, anche lui ha fatto un bello spostamento di dispersa di più di 80 km in linea d'aria, è diventato territoriale in provincia di Piacenza. Vedete, le localizzazioni gialle ci fanno capire quando un lupo smette di fare, diciamo, l'esploratore e diventa, in questo caso, padre di famiglia. Ha trovato una compagna, è diventato un maschio riproduttore. Queste sono alcune immagini che secondo me molto interessanti, che lo fanno vedere che Ventasso si è dato da fare a portare il cibo ai piccoli in quell'estate, che se non sbaglio è l'estate del 2017. E questi sono i due dei quattro figli che quell'anno ha prodotto. Il radiocollare a un certo punto si è scaricato, però abbiamo le immagini, diciamo la prova del fatto che questo giro, il bracconaggio non c'entra niente, si è solo scaricato il radiocollare e Ventasso, almeno fino a poco tempo fa, era vivo e vegeto.
e continuava ad avere il ruolo di maschio dominante della zona. Con le catture poi dopo ci siamo spostati in provincia di Parma, il target era questo maschio adulto, sempre con il mantello nero focato, come al solito ci è andata piuttosto male, dopo 3 giorni abbiamo catturato una femmina, sempre adulta, ma col fenotipo normale. Questo è il giorno della liberazione, chiaramente essendo pura non l'abbiamo sterilizzata, l'abbiamo solo dotata di radiocollare. E anche questa lupa ci è stata molto utile per capire come vive un individuo non territoriale, ma un individuo che fa il satellite, cioè che frequenta 2 o 3 o 4 territori di branchi adiacenti, e cercando in qualche modo di trovare un compagno per stabilire un territorio. Ha fatto un primo tentativo in cui c'era anche riuscita, si è associata a questo individuo, quasi sicuramente maschio, ma che a un certo punto è scomparso. Ha provato un secondo tentativo con un altro maschio, ma questo è stato probabilmente avvelenato. Lì è scritto investito, ma oggi ho avuto delle notizie per cui ci fanno pensare che probabilmente anche questo individuo è stato avvelenato. E aveva appunto un comportamento spaziale da individuo satellite. Aveva, diciamo, le localizzazioni più concentrate lungo un torrente, il torrente Parma, che di fatto era il confine tra 2 o 3 nuclei familiari differenti. Un home range gigante di 400 km quadrati, con la corarea però lungo il torrente Parma, che è appunto zona di confine. Probabilmente lei ha mostrato un comportamento che viene definito di scudo umano, cioè per evitare di incontrare gli altri lupi si riposava o comunque sostava spesso in aree antropizzate. Questo è il posto in cui lei più spesso dormiva, di fianco alla provinciale, e il comportamento è probabilmente dato da questa necessità, cioè di non incontrare gli altri lupi. Adesso questa immagine sembra complicata, ma in realtà non la è. Vi fa vedere tutte le localizzazioni satellitari di questo individuo femmina, che sono i puntini gialli, e i vari territori dei nuclei familiari di quella zona. Questo vi fa capire come in realtà lei concentrasse i punti soprattutto nelle zone di confine, ma soprattutto non andasse nelle aree centrali, cioè le aree di rendezvous dei nuclei familiari. I palloni rossi sono le aree centrali più importanti per i nuclei familiari dei territori che lei frequentava, perché sapeva di rischiare tanto. La dimostrazione l'abbiamo avuta grazie alle telecamere di sorveglianza di una casa. Qui ci sono diversi minuti di video, ma qui vi ho messo solo un frame in cui la nostra femmina con radiocollare ha rischiato di essere uccisa dalla femmina alfa del branco territoriale e dai suoi 3 o 4 figli e dal maschio dominante, e per in qualche modo salvarsi si è buttata in un giardino, tra l'altro abbaiando di tensione, e la cosa di fatto l'ha salvata. È uscito il padrone con la scopa e gli altri lupi sono scappati e lei di fatto si è salvata. Per noi questo video è stato veramente una cosa interessante, che ci ha in qualche modo suffragato l'ipotesi che in realtà lei vivesse in quella maniera proprio per questo motivo. L'anno scorso abbiamo catturato anche questo individuo, anch'esso avvelenato, l'ho visto io mentre beveva in un torrente, ho chiamato il veterinario, non è stato sterilizzato perché è risultato puro, l'abbiamo dotato di radiocollare e l'abbiamo rilasciato in natura. Dopo poche settimane lui si è associato, o probabilmente era già associato, questo non lo sapevo mai, con una femmina, e vi ho messo alcune immagini, alcune delle quali sono molto belle, come questa, abbiamo fatto recentemente, in un posto in cui questo individuo Rio sta dormendo con la femmina. Guardate questo video, che bello, il 9 gennaio, cioè fatto veramente poco tempo fa. Si è associato a questa femmina e adesso lui sta vivendo un po' come viveva l'Ale. Ha un territorio, però è molto molto schiacciato tra il territorio di 2 nuclei familiari molto grandi, che vedete nelle 2 immagini. L'ultimo lupo di cui vorrei parlare è Ettore, è questo.
è stato investito e dotato di radiocollare, il radiocollare funziona ancora, e questo è veramente sintomatico di quello che fanno i lupi nelle province di Parma e di Reggio Emilia. Cioè, nelle aree antropizzate si nutrono essenzialmente di cose che trovano nelle letamaie, diciamo, quelle strutture che vi dicevo prima. Probabilmente per voi queste strutture non sembrano stalle, in realtà sono stalle. Le stalle del parmigiano reggiano sono fatte così, sono grandi capannoni con un'area in cui viene smaltito il letame e in cui vanno a finire, diciamo, tutti gli scarti, compreso le placente e i vitelli. Perciò vi ho messo alcune immagini, e a radiocollare ci dice di fatto, anche se non riusciamo a uscire sempre per vedere su campo cosa succede, ci dice qual è il comportamento e probabilmente qual è il comportamento alimentare. Vedete, localizzazioni anche ripetute nel tempo sulla letamaia. Per darvi una quantificazione, nell'estate di quest'anno, una settimana, Ettore l'ha passata praticamente quasi tutte le notti nella stessa letamaia. Questa è una frequenza che noi definiamo così, per capirci, cronica, e il suo comportamento spaziale è dovuto essenzialmente alla presenza di queste grandi stalle. Perciò i punti esclamativi sono nelle grandi stalle, mentre i gialli, i puntini gialli, sono le sue localizzazioni satellitari. Infine, l'ultima cosa che è risultata evidente dal progetto sono appunto il livello di bracconaggio. Circa il 30% delle carcasse che abbiamo recuperato in questi anni sono morti, appunto, sono lupi morti a causa di bracconaggio, perciò colpi d'arma da fuoco, lacci e veleno. E infatti le analisi genetiche non invasive del progetto ce lo dicono, cioè circa l'80% dei genotipi che abbiamo campionato in questi 5 anni è stato campionato solo per un anno, cioè un anno di permanenza all'interno dell'area di studio. Solo il 9% per 2 anni, il 7% per 3 anni e una percentuale prossima allo zero per 4-5 anni, che comunque è un'età per un lupo ancora, diciamo, non sono ancora vecchi i lupi a 4-5 anni, i lupi cominciano a diventare vecchi dai 10 anni in poi. Per arrivare alle conclusioni, le azioni di cui vi ho parlato sono state fondamentali per comprendere l'estrema dinamicità della popolazione locale, sia in termini di turnover, sia in termini di prevalenza, cioè del numero di individui ibridi all'interno della popolazione. Poi evidenziare alcune dinamiche ecologiche in atto, che è quella che ho cercato di, in qualche modo, di farvi capire, quella dei sussidi alimentari e del bracconaggio, e avere la conferma che in una popolazione mista di individui lupi ibridi le catture sono una cosa piuttosto complicata, e rendersi conto che, oltre alla gestione dei cani vaganti, serve una strategia coordinata contro il bracconaggio, che il bracconaggio, dopo, se casomai ne vogliamo parlare nelle domande, può avere un ruolo anche sul discorso dell'ibridazione. Io ho finito e interrompo la condivisione. Grazie Luigi, è stata interessantissima la presentazione. Grazie. Adesso passiamo alle domande, scrivetele pure in chat. Intanto rompo il ghiaccio io magari con una domanda. Sì. Allora, di recente è stato osservato e sentito più che altro magari lo sciacallo dorato nel Parmense. Cioè è stata dimostrata appunto la presenza dello sciacallo dorato. Anche osservato. Secondo te, come può influenzare il comportamento delle popolazioni di lupo la presenza dello sciacallo? Allora, c'è influenza in qualche modo? Ma probabilmente io credo che l'influenza, se deve sentirla, la sente più lo sciacallo, nel senso che in alcune aree di compresenza hanno dimostrato la predazione del lupo sullo sciacallo, che poi probabilmente non è una vera e propria predazione a fini alimentari, perché da quello che ho capito spesso non vengono neanche consumati, ma una sorta di competizione, fondamentalmente una competizione alimentare. Credo che in queste condizioni ecologiche è probabile che lupi e sciacalli
mangino di fatto le stesse cose, quello che avete visto sulle, sulle placente, sui vitelli e le nutrie in primis. Cioè in queste aree lupi e sciacalli è probabile che si troveranno a competere per le stesse risorse e probabilmente chi ci rimetterà in, in questo caso è lo sciacallo, anche se credo che in altre parti del, dell'est o dei, dei paesi dinarici lupo e sciacallo con, in qualche modo convivano abbastanza serenamente. Certo ci saranno delle zone in cui gli sciacalli in certi momenti diminuiranno di densità, un po' come la dinamica del, del coyote e del lupo nel, nel nord degli Stati Uniti, nello Yellowstone. Prima che venisse introdotto il lupo nello Yellowstone, i coyote avevano raggiunto delle densità abbastanza innaturali che poi si sono in qualche modo stabilizzate al rientro del grande predatore nell'ecosistema. Grazie Luigi. Prego. Allora, abbiamo una domanda da parte di Rosaria Farro. Rosaria ci chiede se un lupo ibrido sterilizzato è rilasciato, cioè che tipo di vita sociale condurrà un lupo ibrido sterilizzato e rilasciato? Ok, allora, la sterilizzazione, l'ho detto velocemente, non è una vera e propria, per i maschi, una vera e propria castrazione, ma una vasectomia, vuol dire che i testicoli rimangono al, al loro posto, vengono tagliati i deferenti e perciò l'animale non ha più capacità di riprodursi, ma di fatto dal punto di vista ormonale rimane identico a quello che era prima. L'unico effetto, diciamo, sociale evidente che avrà l'animale è che una volta stabilita una coppia non riuscirà a riprodursi. Questo comunque è un, diciamo, un effetto collaterale minimo rispetto al pericolo in qualche modo di perdere la specie continuando a fare propagare geni canini o comunque geni domestici all'interno della popolazione selvatica. Perfetto, grazie. Poi c'è una domanda da parte di Tiziano Trasmondo che ci chiede se la presenza di geni canini negli ibridi può indirettamente, può essere collegata indirettamente ad una maggiore frequentazione di zone antropiche da parte di questi individui. Beh, dunque, è chiaro che le aree in cui il vagantismo canino è più elevato, diciamo, si ha una probabilità di ibridazione maggiore. È vero anche però che non è l'unico, diciamo, l'unico parametro che probabilmente incide sulla probabilità di ibridazione. Come vi dicevo prima, anche, anche il bracconaggio probabilmente ha un'influenza. Provate a pensare se c'è in una zona ci sono nuclei strutturati di lupo di 5-6 lupi, è molto improbabile che un cane in qualche modo riesca ad arrivare alla posizione riproduttiva. Mentre se è una zona anche di alta densità di lupi, ma in cui i branchi vengono continuamente destrutturati perché sottoposti ad alto bracconaggio, non è impossibile che nel periodo giusto una femmina alfa, diciamo una femmina adulta in calore, possa trovarsi senza compagno, e se è una zona di alto vagantismo canino non è impossibile che la femmina in qualche modo scelga un cane prima di trovare un lupo. Perciò la presenza di cani è chiaramente l'elemento critico e limitante, però ci sono anche altre dinamiche che influiscono sulla probabilità di ibridazione. Ok. Penso che però, forse ha scritto male la domanda, però credo che Tiziano voleva sapere se... ho capito, ok, se gli ibridi sono più confidenti vanno più intorno alle case. Esatto. Okay. È la classica domanda... Ok, no, di fatto non è dimostrato, perciò me la potrei cavare con un no. Di fatto quasi tutti o buona parte dei lupi che vi ho fatto vedere che vivono in zone antropizzate sono lupi puri che semplicemente non possono andare nelle zone più idonee perché il lupo è un animale territoriale e le zone più idonee sono saturate da 30 anni. Perciò il lupo è un animale molto adattabile e è in grado di adattarsi anche a situazioni di subottimali. Perciò i lupi che si vedono intorno alle case e che vivono in ambienti antropizzati sono semplicemente lupi arrivati successivamente. Poi che all'interno di questi ci sia qualche individuo con una porzione di DNA canino può essere, ma così come esistono anche in alta montagna.
cioè lontanissimo dalle case. Va bene, grazie. Poi c'è la professoressa Argo De Castro che chiede come vengono sterilizzate... Scusami Antonio, volevo cancellare la frase perché era venuta male. Okay. A questo punto mi permetto di parlare... Sì, una cosa, io ti dico, sono ignorante nel settore, però quando hai parlato di sterilizzazione dei lupi ibridi maschili, tu hai detto vasectomia, così non andiamo ad alterare diciamo il modus operandi dell'animale. E ci sta, perché gli ormoni rimangono gli stessi. Però sì. Mi sono fatto una domanda, con le lupe ibridi femmine, cioè, sì. Voi pensate che le sterilizzate comunque? Sì, legatura delle tube, il ragionamento è molto simile. Ok, fate lo stesso, no? Perché l'ovocriota, sì. Che cosa facevate? Se andate avanti le tube o direttamente via le ovaie e tutto? No, legatura delle tube, la ratio è la stessa che okay. Prima. No, ero curioso, ti ringrazio. Niente. Grazie a lei. Poi abbiamo Giuseppe Fortidoro che ci chiede... Allora, chiede se il fenotipo scuro è tipico degli ibridi. L'abbiamo appurato questo. Però allora, vuole sapere se esistono individui puri melatonici. Ok. La domanda è complessa. Allora, il fenotipo scuro... bisogna differenziare il fenotipo nero dal nero focato. Come vi dicevo prima, sono codificati da due geni diversi. Il nero hanno dimostrato, sia per i lupi americani, è successo tantissimo tempo fa, ma anche per i lupi italiani, di fatto non è una mutazione spontanea, ma è una mutazione che ha la popolazione di cane e che ha tramandato al lupo. Perciò i lupi neri sono di fatto ibridi, non è possibile solo dal fenotipo capire se sono recenti o molto molto antichi, potrebbero essere talmente antichi da non essere riconosciuti neanche a livello genetico, se non per quella particolare appunto caratteristica che gli dona il mantello nero, che sono una cosa piccolissima, la delezione di tre paia di basi, cioè una cosa veramente piccola, ma che codifica per una modifica molto grande. Mentre il fenotipo nero focato, anche quello non è tipico del mantello del lupo, non ci sono ancora studi specifici, nessuno ha ancora sequenziato il gene che codifica per quella cosa, cioè non hanno ancora dimostrato geneticamente qual è il gene responsabile di quella colorazione. Certo è che non è una colorazione normale, come il giallo che avete visto prima, o come i lupi, che ne so, pezzati, con i calzini pezzati bianchi. Però di fatto è improbabile che un animale nero sia nero per una mutazione spontanea. Cioè, è molto difficile da negare, perché immagino ci possa anche essere una mutazione spontanea, ma è molto più probabile che derivi da ibridazione canina. Anche perché il mantello nero può essere codificato sia da quella cosa che vi ho detto prima, che si chiama mutazione K, sia ad altri geni che in qualche modo interferiscono e che non hanno ancora capito se sono di derivazione canina o meno. Alleli, scusate, che se sono di derivazione canina o meno. Rispondendo, se si vedono individui neri, è molto probabile che abbiano un passato di ibridazione con il cane. Molto, molto probabile. Perfetto, grazie. Sulla stessa linea, più o meno, c'è una domanda di Monica Mignardi che ci chiede: dopo quante generazioni possono essere considerati scomparsi i caratteri genetici da parte di un ibrido? Cioè, praticamente ci chiede dopo quante generazioni noi consideriamo... Viene incrocio con il lupo e praticamente il DNA si pulisce. Sì. Ok, allora non c'è una vera e propria risposta, cioè la risposta c'è ed è questa. Dopo 3 o 4 generazioni di reincrocio con i lupi puri, la genetica perde la capacità di detectare un genotipo ibrido. Cosa vuol dire? Che è talmente diluito la parte genetica di cane, che la genetica attuale, con le attuali strumentazioni, non è in grado più di detectarlo. Perciò io direi che oltre le 3 o 4 generazioni si è probabilmente davanti a degli individui ibridi ma criptici, cioè che non vengono riconosciuti, e perciò chiamiamoli puri.
Esatto, grazie. Prego. Poi c'è Arianna Belfiore che ci chiede come possiamo, tra virgolette, risolvere il problema del bracconaggio, cioè il fenomeno del bracconaggio. O meglio, quali azioni intraprendere per fermarlo? Ma, diciamo che dal punto di vista della repressione credo che sia quasi impossibile, nel senso che avvelenare un po' di carne e buttarla nel bosco mentre buio, o anche dalla macchina mentre buio, è una cosa talmente semplice che è difficile da stoppare in questo senso. Diciamo che la cosa migliore è quella che stiamo facendo adesso, cioè cercare di fare comunicazione, spiegare cos'è il lupo, spiegare come mai non è da considerarsi un pericolo per le persone, come mai non è da considerarsi un competitore con i cacciatori e come difendersi se un animale ha degli ovi caprini, cioè come fare prevenzione. Cioè, diciamo che il bracconaggio credo che si potrebbe in qualche modo sconfiggere solo a livello culturale. Attualmente il bracconaggio sulle specie selvatiche è una cosa talmente diffusa che non credo basterebbe una legge più dura, ma ci vuole veramente un percorso di generazioni per far capire che in qualche modo sono brutti episodi, non solo eticamente, ma che hanno un'influenza, come ho cercato di farvi capire bene prima, ha un'influenza grossa sull'ecosistema e anche soprattutto perché si parla di un animale sociale come il lupo e culturale che se perde degli individui anziani ha delle conseguenze molto più grosse di quelle che ci possiamo immaginare. Perfetto. Io direi che possiamo magari proseguire con l'ultima domanda. Sì. Da parte di Pasquale Borsa, che ci chiede in che grandi linee i geni dei cani sono dominanti o recessivi rispetto a quelli del lupo. Non lo so perché non c'è uno studio su questo. Teoricamente i geni del cane, perché sono domestici, dovrebbero essere controselezionati da un animale che vive in natura. Cosa vuol dire? Che teoricamente le caratteristiche dell'animale domestico non dovrebbero essere adattative e perciò con l'andare delle generazioni, se il lupo continua a fare il lupo, cioè vive di predazione, vive in natura, eccetera, dovrebbero in qualche modo essere controselezionate. Cioè gli individui che manifestano delle caratteristiche domestiche non adattative avranno una fitness minore e conseguentemente in qualche modo venire eliminate. Il problema è quello che vi cercavo di far capire prima, che attualmente le forze evolutive, cioè che hanno un'azione forte sull'evoluzione naturale di una specie, non sono più quelle di 20.000 anni fa. Attualmente un lupo, anche se non è forte, resistente, veloce e tutte queste caratteristiche che vengono codificate dal suo DNA, probabilmente ha una possibilità di riprodursi e vivere lo stesso attuando quelle strategie che vi ho fatto vedere prima e che potrebbero essere anche codificate da geni domestici. Perciò non c'è uno studio su se ci sono dei geni, ma io immagino parli di mantello dominanti su degli alleli più che dei geni, degli alleli dominanti sul lupo, ma il discorso sui geni è fondamentalmente questo. Cioè i geni domestici in una specie selvatica come il lupo, le varianti domestiche dovrebbero in qualche modo essere filtrati dalla selezione naturale, se noi facciamo in modo che l'ecosistema lavori come tanto tempo fa. Perché dico tanto tempo fa? Quando l'uomo non aveva un'influenza così grande sull'ecosistema. Grazie Luigi. Niente. Se possiamo, magari ti faccio un'ultima domanda che arriva da Facebook, sì. Personalmente trovo molto interessante. Se siamo ancora nei tempi, ci sei ancora tu, va bene? Posso farlo? Sì. Sì, okay. Certo. Grazie. Allora, Davide Verni ci chiede, visto che tutti gli studi, il monitoraggio e la gestione del lupo, quindi la gestione del lupo in generale, non contempla abbattimenti in caso di danno magari o confidenza con l'uomo. Ciò però non avviene anche per l'orso. Cioè, tu cosa ne pensi? Cioè, nel senso... La domanda è come mai ci si comporta in maniera diversa? Non ho capito.
La domanda è come mai ci si comporta in maniera diversa rispetto al lupo e all'orso in termini di gestione? Questa è la domanda. L'abbattimento. Allora, non è propriamente vero che per il lupo non si possa fare, si può fare tanto come per l'orso a livello normativo. Si chiede una deroga alla direttiva Habitat e in qualche modo si può richiedere l'abbattimento o la cattura di individui di fatto problematici. Sull'orso si fa per due motivi. Il primo e principale è la sicurezza umana, cioè ad oggi gli orsi captivati erano orsi, a parte M49 che faceva danni solo al patrimonio zootecnico, ma un ragionamento diverso. Gli orsi captivati ad oggi in Trentino sono orsi che hanno in qualche modo manifestato dei comportamenti o di aggressività o comunque rischiosi per la salute, l'incolumità umana. Ed è per questo che in qualche modo sono stati gestiti e verranno gestiti in quel modo. Sul lupo dimostrare la pericolosità sull'incolumità umana è un po' più difficile, così come è più facile dire che quasi tutti i lupi potenzialmente sono dei lupi dannosi. Cioè a qualsiasi lupo, se gli lasci un gregge di 20 pecore libere, può diventare un lupo in qualche modo problematico perché fa danni. Perciò la grande differenza di approccio tra il lupo e l'orso del Trentino è questo. Hanno un livello di protezione simile, ma hanno un livello di potenziale di rischio di danno alle persone completamente diverso. Cioè gli orsi europei uccidono anche le persone, i lupi europei non uccidono le persone. Perfetto, grazie. Io passerei la parola ad Arianna Belfiore, che vuole fare un ultimo saluto. Ti ringrazio ancora, Luigi, per la tua domanda. Grazie. Vabbè, grazie Antonio. Come al solito chiudiamo questo incontro. Ringrazio il dottor Molinari per aver partecipato e per davvero l'interessante argomento. Ringrazio, come ha già fatto Manuel, tutti i partecipanti e nulla, vi salutiamo e vi aspettiamo per il nostro prossimo evento. Grazie a voi. Arrivederci.